La Sirena d'Oro di Sorrento, premio nazionale dedicato all'eccellenza degli oli extravergine d'oliva, ha scelto per la sua ottava edizione l'Abruzzo ed in particolare l'Istituto Statale Agrario di Alanno per riunire il gruppo di assaggiatori che hanno selezionato i migliori oli che potranno accedere alla fase finale del prossimo 27 febbraio a Sorrento. Il professor Giovanni Pipolo è il capo panel del premio. La Sirena d'Oro sta operando da un bel po' di tempo per cercare di far comprendere a tutti la valenza degli oli DOP. In tutto questo facciamo un premio, il premio Sirena d'Oro di Sorrento, che da un po' di tempo sta cercando di diramarsi sul territorio, nel senso che le preselezioni, ovvero la scelta dei due campioni più rappresentativi di ogni DOP, la facciamo in zone diverse di anno in anno. Abbiamo analizzato gli oli liguri in questa seduta, gli oli umbri e tutti gli oli, il Laputino Pescarese, il Molise, il Pretiziano delle Colline Teramane, le Colline Teatine, tutti gli oli dell'Abruzzo e del Molise. Il senso di questo approdo della Sirena d'Oro all'Istituto Agrario di Alanno ci viene spiegato dal presidente nazionale di FederDOP, Silvano Ferri. La scuola è sempre più protagonista nel territorio della formazione, della conoscenza, ma soprattutto anche dei presupposti dell'innovazione. Dalla crisi si esce innovando e le scuole possono giocare un ruolo fondamentale. Le nuove leve, i giovani, i nuovi imprenditori dovranno avere le conoscenze, la formazione e l'apprendimento tecnologico per gestire il cambiamento.